Storia del narcotraffico di Fabio Fabiano. Uso delle sostanze stupefacenti nell'antichità. Seconda parte. Nell'antica Grecia le droghe non furono più considerate soprannaturali, bensì sostanze che agiscono raffreddando, riscaldando, asciugando, umidificando, contraendo e rilasciando o addormentando. Essenziali sono le proporzioni, poiché, parafrasando Teofrasto Paracelso, l'alchimista, astrologo e medico svizzero, è la dose che fa la droga. L'usanza di utilizzare sostanze psicoattive a fini cerimoniali continua anche presso i greci. Oltre a vini e birre, gli antichi ellenici usavano anche canapa, oppio e incensi. L'uso della bevanda psicotropa, chiamata Kicheon, conteneva un estratto del fungo ergot, sostanza usata anche nella produzione di LSD. Albert Hofmann, chimico svizzero e padre dell'LSD, conferma la probabilità che nell'antica Grecia sia esistita una varietà di ergot che cresceva sull'olio, pianta della famiglia delle graminacee, contenente soprattutto gli alcaloidi allucinogeni. Droghe erano utilizzate anche dai filosofi, poiché se inalate portano all'ebbrezza e procurano pensieri elevati. Gli antichi greci usavano anche droghe quali canapa, mandragola, oppio per allietare i loro banchetti. Nell'Odissea Omero narra che Elena diede vino visto a Oppio, a Telemaco, figlio di Ulisse, per alleviare il suo dolore. Anche gli antichi romani non si sottrassero all'uso di sostanze psicoattive, non considerando ancora la droga come un elemento malefico. Nella Lex Cornelia, droga è una parola indifferente, che comprende sia ciò che serve a uccidere, sia ciò che serve a curare, e i filtri d'amore. Ma la legge romana condannava solo l'uso delle sostanze che venivano usate per uccidere qualcuno. L'oppio pare fosse una sostanza più usata dai romani e dai loro imperatori. Marco Aurelio, ad esempio, per molti anni assunse quotidianamente oppio sotto forma di teriaca, una preparazione prescrittagli da Galeno, suo medico personale. Plinio il Vecchio, nella Historia Naturalis, descrive il metodo di estrazione dell'oppio dal papavero, mentre nelle Georgiche Virgilio accenna alla pianta donatrice di un sonno che reca l'oblio. Nell'antica Roma il commercio di oppio e canapa era regolamentato, determinando circa il 15% delle entrate dell'impero. Meno pericoloso dell'oppio, ma abbondantemente utilizzato come bevanda inebriante, fu il vino, considerato dai filosofi la sostanza che trionfa sull'oscurità della mente, portando a galla il genius, ossia l'anima che apre le porte della sapienza. Con l'avvento del cristianesimo, droghe e fede non possono coesistere, poiché le prime conducono a falsi dei, distogliendo la fedeltà dal vero Dio. Il Vecchio Testamento è ricco di riferimenti al vino e all'abitudine di bere in eccesso. È citata più volte, sino all'ubriacatura di Noè. Il Nuovo Testamento, invece, si limita generalmente all'uso simbolico piuttosto che funzionale del vino. Non esistono sostanze psicoattive sacre nell'Islam. Nello stesso Corano non vi è alcun riferimento. La canapa fu molto conosciuta e utilizzata sia come sostanza allucinogena che come medicinale. Divenne la droga di determinati gruppi religiosi, come la setta degli Ashashin, che allude all'uso dell'hashish, da cui deriva la parola assassino. Fondata nel 1090 dal persiano Asani Sabba, una singolare figura di religioso e rivoluzionario. La setta, detta anche degli Ismailiti o dei Nizari, era una deviazione dell'islaismo sciita.
La laicità della droga, o almeno di qualcuna di esse, è deducibile, almeno sino alla metà del XIII secolo, da uno scritto di Muhammad al-Akbari, secondo cui la legge islamica non proibisce il consumo di farmaci cordiali, con effetti come quelli dell'hashish. Poiché non vi è alcuna notizia sulla sua illecità, il popolo considera che è permesso usarla e la usa. Nel X secolo, proprio in Arabia, fu scoperto l'utilizzo della pianta del caffè, sebbene l'arbusto avesse milioni di anni. Tostando i suoi frutti e facendoli attraversare da acqua bollente si ottiene una bevanda ricca di caffeina. La sostanza psicoattiva più diffusa e la più consumata nel mondo. Alchimisti arabi scoprono intorno all'anno 1000 d.C. la distillazione del vino, producendo i primi superalcolici, tra questi l'acquavite. Durante il Medioevo cristiano si assiste a un mutamento di atteggiamento nei confronti delle droghe. Esse furono recepite tra i concetti di male e di peccato della religione cristiana. Ecco allora accendersi roghi anche per chi ne faceva uso. Il divieto non riguardò soltanto l'uso religioso, ma anche quello medico.